Leggio o signor Ligio, come preferisce? Io cognome fa Leggio, però per tutti sono signor Ligio. Allora, quindi tanto avanti. Che io lo sto usando questo Ligio come nome in arte. Lei mi quasi definisce Ligio. Senta, signor Ligio, lei una volta ha detto, ho un ergastolo, leggo, una condanna a 22 anni, un'altra a 6, ma nei miei confronti non c'è una prova, non ho mai parlato, non ho mai tradito. A Socrate fecero bere la cicuta, a me è toccata la galera, sono stato condannato per ritorsione. Ne è sempre quindi, convinto? Sì, in pieno, ma sono stato più fortunato di Socrate, non ero all'altezza di Socrate, ma nello stesso tempo più fortunato. Ecco, da che però cosa... hanno cercato di farmela bere così a piccoli sorsi, l'amarezza della vita, perché continuando la galera è una piccola dose di cicuti al giorno, insomma. Senta, da che cosa nasce questa ostilità, questa persecuzione? Ma questo dovrebbe chiederlo a chi di questo ne ha tratto profitto e vantaggi. Comunque quello che intuisco io è che alle mie spalle si sono fatte delle carriere, arrampicatori senza scrupoli, hanno approfittato di questo mito che hanno creato nello stesso tempo, perché il mito serve. Il volto nuovo della mafia, lei che cosa sa di Cosa Nostra? Niente. E di questo gli hanno dato conferma anche il famoso pentito Buscetta, dicendo che non mi conosce come amico nostro, né come uomo d'onore. Secondo la polizia, il potere mafioso è passato da lei a Salvatore Reina. Questo Reina lo conosce? Che tipo è? Innanzitutto, io non avevo potere mafioso da poter lasciare in eredità a nessuno, non ce lo sono mai stato. E poi, sto Reina, lo conosco. È stato nella mia cella, in compagnia, per quasi 8 mesi. Lei dice, che ragazzo è? Per me è un bravo ragazzo, una persona educatissima. E poi era ansioso di crearsi un avvenire. Tanto è vero che, uscendo tutti e due, è venuto con me. Volevo fare una società perché vedevo un'intelligenza veramente enorme. E cercai di comprare una tenuta, quella di Bitondo, e di fare una società tra io, lui e l'avvocato Mitolo per creare allora un grande frigorifero sia per uso commerciale che per uso affittarlo agli altri. Ma lei crede che esista Cosa Nostra? Ma che quello che io credo o non credo serve a niente. Se io mi devo basare sulla mia esperienza, io sono stato considerato capo mafia, capo di questo e capo di quello, e non è vero niente, io non sono niente. Quindi se mi devo basare sulla mia esperienza non esiste niente. Niente. Se mi devo basare sull'esperienza, sono fantone. Se poi esista, non lo so. Ma lei si è fatto un'idea, che cos'è la mafia secondo lei? È una cosa riprovevole? Senta, io, l'idea mia è stata sempre quella, che parlo sulla mia esperienza. Lei parla anche di Dio senza averlo mai incontrato. Certo, ma nella mia esperienza, dandomi del mafioso sempre e continuamente, non credo che ho niente da rimproverarmi o da aver fatto male a chi che sia nella mia vita o da aver approfittato di una qualsiasi sfida chiunque a provarmi diversamente di quello che dico. Leggendo vari autori che hanno parlato su questa parola mafia o mafia e rifacendomi al Petrè, che è uno dei grandi cultori della lingua antica siciliana, mafia doveva essere una parola di bellezza, come bellezza non solo fisica, ma anche bellezza come spiritualità, nel senso che secondo una bella donna diciamo il mafioso è sta femmina, è una bellezza. Se è così, lei non si offende se io dico il mafioso Ligio? No, non mi offendo, non solo, semplicemente mi duole che credo che non ho tutta quella ricchezza spirituale e fisica di esserlo un mafioso, insomma di essere mafioso nel senso bello della parola. Va. A suo parere non esiste la mafia di cui parlano i giornali e i giudici, allora perché muore tanta gente?
Questo deve chiederlo, scusi, a quelli che lo uccidono, a me che mi ha vendato, che manco della signora. No, ma lei avrà un'idea, perché non ne muore altrettanta in Toscana, che io, come, so, io dicevo, o in Emilia. Come gli dicevo, non ho la mentalità dell'inquirente, quindi non vado a sindacare per chi c'è, non cosa dirci, cosa ci posso dire. Siamo gente sanguigna, certo, questo sì, gente che magari in altre poste una cosa si chiude con una scazzottata e lì si chiude con il corpo del revolver, ma più di questo cosa vorrei che le dica? Il giudice Terranova si sentiva odiato da lei, finì ammazzato, ma lei poi in tribunale è stato prosciolto. Ma vede che il giudice Terranova, con veraccio, cioè come tenne la mano sua, si sentisse odiato. Non lo so, perché io non posso essere la testa degli altri, però io non lo odiavo, questo è il punto, non è quello che lui si sentiva, ma quello che io, semmai, provavo per lui. Io per lui provavo semplicemente una commiserazione, se vuole, perché io mi sono accorto subito, immediatamente, quando ebbe un piccolo arsito nell'atto dell'interrogatorio, che mi trovavo di fronte a un ammalato. Che poi nessuno se ne accorge, se dietro le varie scrivanie dello Stato ci sono dei psicopatici, la colpa non è mia, è perché non ci fanno le visite adeguate a questa gente prima di affidarci un ufficio. Con ciò ho avuto sempre il massimo riguardo anche per il giudice Terranova, non è affatto vero che io lo odiavo, naturalmente non è che poteva fare piacere quello che lui faceva nei miei riguardi. Anche la sua battaglia cominciò col dottor Michele Navarra, grande lettore dei liberali, poi dei democristiani, capo di Cosa Nostra, che a Corleone rappresentava il potere, e finì crivellato. C'è una fotografia terribile, quella della macchina, del medico. Interessa. Queste cose le lascia fare i fotografi e i giornalisti. A me non interessa se ci sia la fotografia o no. Io posso dirle una cosa, conoscevo Navarra, non era il medico della nostra famiglia. Dottor Navarra era un libero professionista. Dopo morto la gente viene facile, molte mascalzone fanno diventare un figuro il morto. A me non mi piace. Sui morti si stende un velo di misericordia e quindi io sono tenuto anche per rispetto ai morti di dire bene del dottor Navarra. Quindi io cosa posso dire? Posso dire questo del dottor Navarra. Secondo lei chi l'ha ammazzato? Allora, questo vede. Era una brava a suo parere era una brava persona. Ma no, questo lo può sapere lui, se era bravo, se non era bravo. Per quanto riguarda me, sì, era bravo. Poi le cose sue io non le so. Ora le dico di più. E io so financo chi lo ha fatto uccidere. Non l'ho mai detto. Lo dico? Però no, io non lo dico. Io non sono a servizio della polizia, né a servizio di nessuno. La persona onesta fare i fatti suoi. Poi se la polizia ha creduto di imputare me o di farmi dare un ergastolo, all'anima di chi lo ha fatto, io non faccio i nomi di nessuno, perché io non sono tenuto a fare il poliziotto per nessun motivo al mondo. Senta, lei ne sa niente allora di chi ha fatto ammazzare il sindacalista Placido Rizzotto? Anche no. Questo è attribuito a lei, lo sa. Vabbè, non ha importanza che è attribuito a me. A me mi sono attribuite tante cose. Questo che c'è più facile, questo dimostra che io non ero così potente come vogliono far credere, perché diversamente sarebbero guardate bene di accusarmi tutte queste cose, che mi sarei vendicato, non avendo le possibilità. Allora io rappresentavo il muro basso dove tutti potevano mettere il piede ed ecco che hanno fatto tutte queste svergognate accuse. Come fecero a pescarla, a trovarla? Qualcuno l'ha tradito, questo, lo sa? No, ma non credo, non lo so, cosa ci voglio dire. Poi io ho avuto la disgrazia di entrare quasi all'alba lì, in questa famiglia, quindi può darsi che qualcuno l'abbia visto, conosciuto. No? A lei vengono attribuite anche sequestri che si fanno di questi tempi, sarebbero dei suoi discepoli, chiamiamoli così. Ma vedi, questa è la calunnia più tetra e più meschina e bassa che si possa fare nei miei riguardi.